Oggi parliamo di Niccolò Machiavelli. Vediamo perché Machiavelli può essere considerato un classico, essenzialmente per tre ragioni. La prima, perché dalle sue opere emerge l'intelligenza di un uomo politico che, meglio di ogni altro, sa leggere dietro le maschere del potere. La seconda, perché il suo Principe è un monumento di sagacia politica e psicologica e ancora oggi ne discutiamo. La terza, perché la categoria del machiavellismo, sinonimo di astuzia, spregiudicatezza, opportunismo, è ancora oggi attuale e controversa. Vediamo brevemente alcuni elementi della sua vita. Intanto, Niccolò nasce a Firenze il 3 maggio 1469. Suo padre appartiene alla fazione anti-medicea e per questa ragione viene ridotto in povertà. Niccolò non può frequentare l'università, ma viene educato nella ricca biblioteca paterna. Tutto cambia con la caduta dei Medici e l'avvento di Savonarola. Quando anche Savonarola viene scomunicato e poi condannato a morte, Machiavelli, pur non avendo alcuna esperienza diplomatica, viene nominato segretario della seconda cancelleria della Repubblica. Negli anni successivi viaggia molto, risiede per 6 mesi in Francia, opera nella guerra contro Pisa. Da queste sue esperienze nascono i primi scritti, Discorso sopra Pisa e De Natura Gallorum. Ottiene delicati incarichi diplomatici da Piero Soderini, che è stato eletto nel 1502 gonfaloniere a vita. Quando anche Soderini viene costretto alla fuga e i Medici tornano al potere, Machiavelli offre loro i propri servigi, ma viene rimosso da ogni incarico e condannato al confino e addirittura a pagare una forte ammenda. Viene coinvolto nella congiura anti-Medicea del 1513 e per questo arrestato e torturato. Verrà liberato grazie all'amnistia concessa in occasione dell'elezione di Papa Leone X. Machiavelli si ritira a vita privata e si dedica alla composizione delle sue opere maggiori, Il Principe e i discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Tutti i tentativi che compie per riconciliarsi con i Medici e per poter tornare alla politica attiva falliscono. Machiavelli allora approfondisce i suoi studi umanistici frequentando gli orti oricellari e gli intellettuali che vi si riunivano. In questo ambiente nasce il dialogo dedicato all'arte della guerra. Produce anche opere teatrali traducendo dal latino l'Andria di Terenzio e componendo la Mandragola, che viene rappresentata con grande successo durante il Carnevale del 1518. Finalmente, nel 1520, il cardinale Giulio de' Medici gli commissiona pubblicamente la stesura delle Storie fiorentine, da cui segue una missione diplomatica a Lucca, da cui nasce la vita di Castruccio Castracani. La stima di Giulio de' Medici, che è eletto Papa nel 1525 con il nome di Clemente VII, gli permette di riprendere importanti incarichi militari e diplomatici, ma il sacco di Roma del maggio 1527, che costringe i Medici alla fuga, spinse il nuovo governo repubblicano ad allontanarlo nuovamente da tutti gli uffici, questa volta perché considerato compromesso con i Medici. Quindi esattamente la ragione opposta a quella che abbiamo visto inizialmente. Malato e amareggiato, muore il 21 giugno del 1527. Vediamo adesso quali sono le costanti letterarie presenti nella sua opera. Intanto l'idea che la politica è come la guerra. Grazie alle esperienze diplomatiche in Germania, in Francia, Machiavelli ha notato la grande differenza tra le grandi monarchie europee e i deboli stati italiani. Grazie agli eventi di cui è testimone, ricava la lezione che la politica è una prova di forza e che uno Stato, per sopravvivere, deve avere istituzioni solide, truppe affidabili e anche ingenti risorse finanziarie.
Se mancano la forza militare e quella economica, oltre alla scaltrezza e all'astuzia, qualsiasi altra virtù, sia morale che politica, risulta inefficace. Secondo Machiavelli, le regole del comportamento in campo politico vanno dedotte dall'esperienza della realtà presente e dallo studio della storia antica. La speculazione astratta in sé non serve a niente. Il ragionamento induttivo caratterizza quindi lo stile degli scritti del periodo del cancellieriato, con il caratteristico andamento apodittico che non ammette obiezioni o perplessità. Il potere centralizzato, una fiscalità efficiente, un esercito temibile, sono per Machiavelli le basi di uno Stato solido. Se mancano questi, si ha la debolezza che caratterizza, secondo lui, tutti gli Stati italiani di fronte alle potenze straniere. Machiavelli vede in Cesare Borgia l'uomo politico capace di risollevare l'Italia. In ogni modo, il bene dello Stato, che consiste nel soffocare le lotte interne e nel respingere le aggressioni esterne, a suo parere rende legittimo l'utilizzo di mezzi immorali, come la menzogna, il tradimento, la ferocia. Questo cinismo di Machiavelli deriva da un pessimismo antropologico. Secondo lui gli uomini sono tutti egoisti, malvagi, pensano solo al proprio tornaconto e per poterli governare in maniera efficace il principe deve essere o imparare ad essere più spietato e più malvagio di loro. Quindi l'intelligenza politica è formata da astuzia, scaltrezza, ma anche spregiudicatezza e capacità di fronteggiare i capricci della sorte, sfruttando quella favorevole e cercando per tempo di progettare rimedi efficaci contro quella avversa. La sua opera principale è Il Principe. Quando viene costretto al ritiro forzato dalla vita politica e viene confinato a San Casciano, Machiavelli decide di dare ai Medici e ai principi italiani le proprie idee sui segreti dell'arte dello Stato. Da qui nasce il De Principatibus, che secondo alcuni critici viene composto di getto tra il 1513 e il 1514, mentre secondo altri viene rivisto fino al 1518 e non viene mai sistemato in maniera definitiva. La sua prima edizione a stampa avviene postuma, cioè dopo la morte dell'autore nel 1532, e viene anche profondamente rimaneggiata dagli editori, perfino nel titolo, che diventa appunto Il Principe. L'opera è divisa in due parti. Prima di queste due parti troviamo una dedicatoria a Lorenzo dei Medici. Nei primi 11 capitoli Machiavelli analizza le dinamiche che in ogni momento della storia hanno portato il principe a conquistare e conservare lo Stato. Il taglio di questa prima parte è prevalentemente teorico. Sono da segnalare in particolare il capitolo 7, in cui Cesare Borgia è preso a modello di principe nuovo, perché ha saputo conservare con coraggio, ingegno e virtù il proprio potere, che gli è arrivato per la fortuna e per l'appoggio degli altri, e il capitolo 8, in cui si dice che la crudeltà e la scelleratezza, sebbene usate, sono indicate come strumenti utili al bene dello Stato. I capitoli dal 12 al 26 sono di taglio più militante e più legati all'attualità politica. Sono organizzati in tre nuclei principali. Il primo, dedicato al tema delle armi, e anche in questo caso l'autore sottolinea che le truppe mercenarie, alle quali si affidavano allora molti degli stati italiani, sono inaffidabili ed è necessario che un buon principe si circondi di armi proprie, cioè di eserciti cittadini. Il secondo nucleo tematico riguarda le qualità dell'uomo di governo. Machiavelli distingue fra etica ideale e etica effettuale e dice che
Un comportamento immorale può essere spesso garanzia di successo politico. Questo perché la natura degli uomini, che appunto dicevamo sono egoisti e inaffidabili, basa i rapporti umani sulla violenza e la prevaricazione. Quindi un buon principe deve essere risoluto e spietato, pronto a usare la forza e la frode, l'inganno, mirando più a farsi temere che amare dai sudditi. Il terzo nucleo invece affronta la situazione storico-politica dell'Italia contemporanea. In particolare si analizza il rapporto tra virtù e fortuna. Infine, nel 26esimo, si ha un'esortazione ai medici a guidare la liberazione dell'Italia dagli stranieri. Vediamo adesso la lingua e lo stile. La scrittura di Machiavelli è concentrata e il suo stile è rapido e incisivo. Si ha un procedere dilemmatico del discorso. Sul piano lessicale si ricorre a vocaboli ed espressioni ora di gusto latineggiante, ora più icastiche, colloquiali, e anche a paragoni piuttosto suggestivi. Celebre è quello nel quale si accosta il principe alla volpe e al leone. Quali sono le sue fonti? Intanto l'esperienza diretta, legata al suo lavoro di diplomatico, e in parte, sebbene in misura minima, alle fonti classiche.